tardi che dobbiamo cercare. Tonia! 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 A mia chiamavo scienza! A te chiamavo scienza! E chi vuole lo scienza? E finisce la sua scienza! Dimmi, che fanno cazzo? Giardino sti fogli secchi! Figo secchi! Sì, mustata! Previto, fogli secchi! Fogli secchi! Ah, Orsolino mi ha visto di volo sabato, ci va a fare un cucino! Antonia, ti ho detto mille volte che qua lo voglio pulito! E come te lo vai a dire? Come te lo devo dire? Ma perché grida? Se grida così, io come un furlo! Ma chi è che sta gridando? Chi è che sta gridando? Pensa, ed è tutta ingiunata! Cara Rosa, vi ho detto mille volte che qua lo voglio pulito tutti i giorni come lo specchio! Insomma, vengono gente, guardano, servono e mi possono pensare, questo è il nostro salotto di ricevimento, in questo pezzettino di paradiso e qui luce la fera in questo pizzo di cantonera. Va bene, va bene, ma chi dai chi piange prima mattina? Sì, sì, va bene, Rosa! Guardi, Rosa, piangi di prima mattina, piangi di menziono, piangi di pomeriggio, piangi di sera e pure di notte. E sai perché piange? Perché questi sono i pianti dell'amore. Mischino, lasciala stare però. Sì, lasciala stare. Dico, cara Rosa, su un ambeno parasse il tuo grammofono, dopo sui giorni di paramento, avrei il piacere di sentirsi i stessi parole. Ma con questa è tutto tempo perso. Ah, e vabbè, lasciamo perdere. Dunque, signora Rosa, mi raccomando, oggi facitevi onore, con caffè, rosolio, biscotti, sigarette estere e nazionale. Che da sua tanticchia li vado a prelevare al caffè, se marmisci, Ma questo va a bene queste persone tanto importanti? Sì. Non era meglio che li invitavamo a pranzo? Certo, con quella bella cuoca sopraffina che abbiamo. Chi è vero? Sono gente qualificativi, dimostrativi e qualificabili. Noi facciamo scherziamo. Sono abituati a pranzi sopraffine. Un professore? Ah, è una dama, un cerimoniere. Grazie di qua, grazie di là. Il signor tenente. Il tenente, un uomo spiritoso. Ride sempre. Sì, se marnisce. Non ti arrenesci. Un risultato è sempre stesso. Questo sparmolo di via. E va bene, che me lo faccio? E poi, come dice il proverbio, fai bene e scordatillo. Sicuro, siamo cavalieri focali. Prima, Don Pasquale Supra, Don Pasquale Supra, inchini, cerimoni, saluti, nel cuore tutto fumo e superbia. Bene, hai perfettamente ragione. Ieri l'ho incontrato e feci finta di non vedermi. E ci disse, chi è cavaliere? Non ci conosciamo più. Chi è? Non mi saluta. Non siamo più niente. Sfido. Sono chiede ci fece un figlio dopo 6 mesi di matrimonio. E perché non ringrazia la provvidenza? E cosa diceva lui prima di sposarsi? Te lo ricordi? Quando mi sposerò voglio avere 2 figli, 4 figli, 8 figli, 12 figli. Sono chiede, poverina, si è fatto il conto. E disse che io sto a 70 anni, come ci riesce lo fa tutti? E si è fatto dare una mano d'aiuto da suo compare Peppino che ci ha fatto l'incubazione per voce. E addio, li devo vedere, Sidi e Margari. La grande si dovrà chiamare Donna Venera Barese e la piccola Donna Rica Rossi. Insomma, la dici, Di sorelle madame. Di sorelle madame? Sì. Ma che caso cosa di maritale, sei così piglia. I migli non si pigliano, i sordi fanno bene la vista all'orbe. Sicuro, comanda un angelo vaiana, che intorno non si manna gli attimi, da mattina a sera. È sorraibio, ricadono. La colpa è sua. Ah, so? Sì. E perché, Rosa, l'uomo si deve mostrare mascolo, quindi maniscolo. Noi in un caseificio sul tramettere, Mi bucare. Ma come si può fare tutte le volte che lo controviamo? Visto che appare da una babbocata, da un cancello. Ma ci colpi tu? Sì, perché tutti i giorni l'è abituata a caffè e biscotti. Sì. Vieni, buongiorno signore, salutato Don Pasquale. Buongiorno Don Angelo. E che si dice sciancato? Sciancato sul letto. Se fosse marito, dicessi che la scoccia dopo l'uno in terra, ha messo una posta per non farmi uscire da casa. Ma io dico c'è scuranza, e va bene. Ma che maria, la paciura, non
uno dei due se ne accorgeva, con tuo mezzo salone c'era una bella scoccia con lui. Cascastovo! Cascai! Ma tu vai, stai mettiamo in terra per quanto sono con tu! Ai! Ai, ai! E poi, ti aprite da me in piedi! Oh, si scialacquava, radeno! Radeva? Radeva, vero? Radeva, e che ci volete fare, caro D'Angelo? Vedete, che ne saccio? Uno uscitica, si rompa la luce di bordo e l'altro si mettono a ridere. È così distinto di fratellanza. Invece, che sa, se casca una scecca, una mula, una troia alla moglie del porco, tutto l'altro sono venuto da fare per aiutarle. Tu a Isa a destra, tu da ricchi, tu a Isa Macuda, a voi non lo pensavo. Macuda? Oggi forse voglio un paio d'ore. Le mogliere, sì. Le mogliere, ha la lingua lunga tanta. E se me lo disse molto, posso contento. Ma che dici tu ora, Don Angelo? Che dico? Mi chiede per due caffè ora, che è caldo. Pasquale, faccio l'accetto, che... l'accetto. Sì, l'accetto. Grazie. Dice, ma via, se non accettava. Donna Rosa, quando ci va il vostro caffè, non ci vanno 100 caffè di chi di me mogliere. Ah, Don Angelo, un caffè tutto stesso, e vostra mogliere pure buffa. Sì, mo fa. Caro Don Pasquale, sono voluto, non ci faccio più con me mogliere, giorno e notte. Ogni cosa che ci trovo io, che ho fatto mandare quanto un anno. Poi comincia, moria del da, cerco di fare qualche cosa, subito, pronto. E chi sto giorno? Un bello che era notte. La notte andiamo in bocca, poi viene da parlare. Comincia a parlare, subito. Ma zitti, stai zitto, non parlare! Poi parla di te, quello che ci rispondo io. E da me fa, muto stai, San Giovanni è decollato, ti pronunciava la lingua. Capisci tutto il pastello? Poi qui ogni cosa parla con recettati. Se vuoi da là, urlato, ti attacca. Che fa, rompa? Rompa. La fanfara da bessa ieri, un mante ci deve parlare tutta notte. Ci disse l'auto un giorno a Domenico, fa macista. Domenico, ma facci la cortesia. Ma dato qualche esperimento, qualche cosa, affinché ce l'ho stuizia a me moglie la notte che non mi fa donna. Ma allora mi disse, usate per fare lei. Don Angelo, se ne va vicino a ricchi, sono moglieri, e ci fa, micio, ma che micio. E la continua a ruffare. Ora, Don Pasquale, voi che siete una persona esperta del mondo, e datemi un consiglio, con cortesia. E va bene, via. Don Angelo, non esageriamo. È stato dimostrato che la lunfa avviene quando la persona attaccata si trova con cuore sotto. Quindi, quando voi vedete che vostra moglie ronfa, pigliate un cuore di stavarti e ci butta dalla sua parte. Tac. E se insisti? Pigliate un cuore di stavarti e ci butti dalla sua parte. Tac. E se insisto ancora? Pigliate un cuore di questo mogliere e glielo mettete suppina, faccinato. E se persisti? Oh, rotta l'alzato corno, picchiato corno, ci scippate e ve lo mettete sul cuscino, va! Oh, Don Angelo, ma non lamento! Tutta questa situazione, la colpa è vostra! Ah, mi sì, signore! E perché? Perché? Dico, ben andate! Avete una bella casina in campagna, non state a casa, ne uscite! Avete una bella vigna, avete questa bella casina in campagna, respirate aria pura, a pieni polmone! Anziché stare tutta santa giornata accuffolato un barbiere o un farmacista per interessarvi di cazzi lausi. Caro Don Pasquale, a cui può fare parte una cosa di questa carne? E pensate che voi o io me ne posso andare in campagna? E perché no? E perché è gelosa? Tu vuoi? Mia! Tu vuoi? Mia! Ma lo vado a mettere un bacetto con fuoco e sta confrontando! Ma! Tu vuoi venire in campagna per Peppina? Per Peppina? Per Peppina! Per Peppina, figlia di Massaro! Ci dico io, Paola, cammina per me, andiamo in campagna, mi diamo una picca d'aria fresca. Io! E capire, non mi vedete più guarnelere! Lasciatemi stare, Don Pasquale, sono a voluto, sono proprio a voluto. Ok. Mi ha occupato tutta questa situazione, poscia. A me! Vostra!
sono. A guppa è sempre di mio marito. Rosa, lascialo dire. Il tuo padre lo chiama a bocca. Ora comunque, guardate, Don Angelo, io ho che fare e me ne devo andare, va bene? Tonia! Tonia! Antonia! Tonia! Ma mia moglie! Sì, porto una giacca e un bastone! Un bottiglione! Sì, la damigiana! Un bastone! Giacca e bastone, fai presto! Giacca e bastone! Ora io ho tutta la colpa e forza, perché voi non avete seguito il mio consiglio. Cosa vi avevo detto io? Alla moglie non bisogna dare troppo larga mano. Sì, signore, invece voi non avete ascoltato il mio consiglio e fui giusto contrario. E cosa facisco? Paola, Paoluzza come cuore, ciato come ciato, quella vi spintò, ha capito l'antifona e vi ha messo alla sua ottovanza con tutta la stella come sciacco. E io ora che a fare? Volete un consiglio da parte mia? Don Pasquale. Lo volete? E dici di birro? Sì, sparatevi! Oh, vedi sta vostro marito? Ma va stare con un baccalà o una raggita? Non l'ha vinto. Non l'ha vinto, no. Sicuramente non l'ha vinto. Mia mamma da sì. No, non l'ha vinto. Torto, perché voi sbagliate una vicicella. Ma vedi, gente, aspettate, gente. No, ah, non lo aspetta. Ah, non lo aspetta. Ah, signora, signora, ci sono tre signori, due vestiti di nero e ora partiamo, che il Don Angelo. E come può essere ora? Ah, e me lo chiedi, che signorina madame stanno cogliendo, ma festa da Napoli. Ma Donna Rosa, io non me ne andare. Non me ne andate, Don Angelo. È andata da giù, non me ne andare, cavolo. Ai, ai, ai. Prego, prego, vai. Grazie. Ma su casi. Sì, sì, casi. Signora, chi sono i signorini madame? Ai, 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 ai! Sarò
mia regina è cuore. Ai ai, ai ai. Coscienza benedica. Oh, buono, ma chi sta là, figlio di coscienza? Ora andiamo da casa, vai. Ai ai. Ai. Andiamo, che ti è andato? Ci andiamo, tu. Ai ai. Non c'è nessuno, è sempre nessuno, ogni volta che una me la cercavo è sempre nessuno. Ma mi sei toccata e ho spento fino a quattro donne. Ma non arrivi. Ah, buongiorno, donnadina. Ci sono novità? Novità? Le cose stanno lanciando, di genere nuova di qualità. Ah, pure di qualità. Comunque, se pregare, che c'è da fare? Certamente, a voi. A roba qua giù, a roba qua giù. E ora se ne vede che vuole l'ammuaro, vieni con specchio. Ah, pure l'ammuaro con specchio? Sì. Scusate, vostra figlia, che è nata? C'è una camicette? Come una camicette? Benissimo. Allora, io camicette, mutandine, reggipetto, calzettine e tutte queste cose da creatura dove le deve mettere? Dalla cofanetta. Dico, non ci volete dare neanche un miserabile l'ammuaro con lo specchio. E allora volete dire che avete ragionetto? Certo. Certo, ma di tutto questo la colpa è vostra. Ah, me? Sì. Io cosa vi ho detto? Prima il municipio e poi la chiesa. Invece no, voi vi siete intestardita e ora ne pagate le conseguenze. Vuole dire che non c'è coscienza? La coscienza non urla. Ma su sto do, ossia, quali fu di mia figlia che più che mi disse, su sto do? No, non lo scontai. Solamente che adesso non me lo ricordo. È un bravo figliolo, un braccio vecchiatore, un angelo. Cioè, perché non è vero? Sono scontato. Oh, non facciamo, non crediamo, abbassiamo la voce e siamo tranquilli e sereni. Ah, ragazzo, cori all'aio, non ho più contento di Dio, se tu non sistemate cose, lo sapete che lo faccio? Ma ne vai in chiesa, mangio l'occhio, mi sciogli i capiti e prego, signore, signore, a Don Pasquale non è casa un corpo a pagare. Oh, sì, canavana, sopravvuglia la vostra razza, mandateli già qua, signori miei, mi ha consumato una razza. Ah, ma il proverbio dice giusto. Metti un chi di meglio e imprizzi ce le spese per la mia. Mia, ma punti usalgo? Mi facete un salasso, questa è casa propria. E usaccio che sogno mace? Oh, io sono il padrone di casa, sogno mace, sogno mace. E qui con una botta di mace ve ne usciti. Questo è il ringraziamento per tutto quello che ho fatto per voi. Ma perché che facisco? Come che feci? Che cosa penso? Io solo sa quanto penato che posso dirlo. Ma a cui? A vostro genero, gli sei una fatta testa tanta. Che quando parlo di mia figlia si è sciacquata la bocca con l'acqua delle rose. E si vede che quella volta non se l'avevano sciacquata. Sapete, quella ragazza è cascata sotto ponte, sputtusò la gomma, io non sputtusava e io sputtusava, io non sputtusava e lui sputtusava, finalmente riesco a persuaderlo. E ha chiesto la ricompensa, il ringraziamento per tutto questo. E vuole dire che sul mio faccia? Sì, è ben andata al manicomio. Questo perché? Perché voi non siete nasce? Sì, questo, solo questo come anche a me. Don Pasquale ci ha fatto pensare. Ci ha fatto pensare! Sì, state tranquilla, state serena, venite con me che vi accompagno. Andate tranquillamente, non dovete darvi il pensiero che io sistemerò tutto, donna mia. State tranquilla e andate. Ah, finalmente! Don Pasquale ci pensasse! Ci pensasse perché se vieni a sapere che non concludi un ente, non sapete che lo faccio? Ma ne vai in chiesa, mangio l'occhio, mi sciogli i capiti e prego signori, signore, Don Pasquale venne da casa un coppio ci ha fatto. Andate vieni, sega, maledetta, fuori, chiettatrice, fuori, andate via signori ingiastimi, fuori, sopra lui, fuori, e Antonia, porto per la Rosana, Antonia, Antonia, Antonia. Antonia, porto Manaro! Una Manaro! Il tuo suolo! Porto Manaro Cusale! Presto Manaro Cusale! Signori miei, guardate che bestemmie, che cose! Ma dico, come ci porta a me in questa epoca? Ah. Fora malocchio, fora di qua! Fora malocchio, fora di qua! Fora malocchio, fora di qua! Fora malocchio,
fuori di casa. Gli astimi sulle caviglie, con le mani se le miglia. Gli astimi sulle caviglie, con le mani se le miglia. Ma chi è fuori a balletto? Ma che stavo facendo a balletto? Ma dimmi, ma dimmi, ma dimmi. Però mi fate fare parte. Ma che stai scendendo? Cuoci, gli astini! All'ultimo, all'ultimo, vedo come te ne esci! Ah, ecco! Osaggio, come casca, la casa in corno! Sì, signore! Come casca, la casa in corno! E allora? Ecco! Guarda un po', guardate, fatela, gira, 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 fatta bene! Guardate la mia signora, guarda una bicicletta schietta. Guarda che sei simpatica e bella, sempre fatta di porcellana, maiola che da Mogis. No, 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 sei un mostro di bellezza. Dammi un bacio, dammi un bacio, concedi, dammi un bacio. Se tu sapessi come buca. Qui? Sì. Un cavaliere fugare. Niente, non puoi intrattare. Di mano a me! Di mano a me! E quando ero stato? Quando? No, ora 5 minuti fa! Porca miseria, porca! Allora anche di giorno escono! Vino, lo per cogliere la festa della Madonna! E ci daste denaro? Certo! E quanto ci daste? 2 lire! 2 lire, ma festa della Madonna ci voglio 2 lire! E quanto ci devi andare? E se ci sarebbe stato io, come minimo ci davo 10 lire! E che sapia, ma spalluzzo! Ah. Ma allora, per porca miseria, allora se sarebbero due primo l'avrei ingagliato. Sì, sì, oh, doveva essere una scena proprio da teatro che doveva sbalordire. Questo è vostro marito e questa è vostra moglie. Piacere, piacere, due volte e tutto era fatto. Ah, lo sai, mi fece una buona impressione. C'era una che diceva, che bella aria di cecca. Certo, lo capisco, figlietta, perché queste sono sempre in casa, da muffire. Sempre casa e chiesa, chiesa e casa. Oh, sai che stai a dire? Sì. Di vicino non sono poi tanto brutti. Brutto, no, no, no. Anzi, di vicino mi hanno una bella lontananza. Vero, vero. Sì, sì. Ma indosso. Prego, prego. Sì, se posso, prego. Vengono il tenente, il professore Paresi, prego. Ecco qua, Alessi e Calenda. Dunque, signor tenente. Vi presento mia moglie, il tenente Luigi Rossi, mia moglie Rosa. Piacere. Il professore Gaspare Varese, mia moglie Rosa. Alessi e Calenda. E che faccio? Presento pure a noi. Vai, vabbè, sì, ma che pregano scelta. Ma prego, accomodate. Sì, accomodate. Grazie, grazie, prego. Signore, grazie. Ah, che bello. Ma che magnificenza. Sì. E che rose. Spiego professore che rose, la parola di casa si chiama Rosa e quindi è una rosa. Scuroso! Scuroso! Guardi che bel panorama che c'è da queste parti. Che bel panorama! Ci piace, vero? Ci piace! Tonia! Antonia! Tonia! Tonia! Porta i bicchierini! I mananini! Sì, va bene! I bicchierini e l'osolio e la bottiglia di osolio! I bicchierini e la bottiglia di osolio, vai, vai! Pronto, su. Ah, Don Pasquale, sì, non bella dorme, un po' sonda. Sì, professori, è un po' sonda e pure scemunita. Ora dico io, scemunita va bene, ma non pure quando ci sono ospiti. Signora, ci scusi se abbiamo approfittato della bontà di Don Pasquale. Prego, ma signora ci scuserà, ma se non si accusa degli amici. Che cosa vedo nei miei occhi? Che cosa vedo? Sigari, sigarette, io contrabbando, nazionali ed esteri. Volevo dire che è tutto un contrabbando. Professore, professore, posso offrire? No, 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 per carità, io non fumo né sigari e né sigarette. Ma faccia un'eccezione, professore. Si suole dire, in compagnia prese moglie anche un frate. Bello proverbio, mi accoppio alla sua diagnosi batterologica. Sì. Lasciatemi. Ma che se non vorrà andare, signor tenente? No, 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 no. Dicevo, lasciatemi ammirare. Ci siete formato un bel rito, caro Don Pasquale. E professore? Bellissimo. Virginiano, come dicono i pedanti. Signora, sa, io sono della provincia di Siracusa. E
chi fosse anche la cameriera e della provincia di Siracusa? No, della provincia di Cimoline. E perciò mi piace parlare e sentire parlare in siciliano. Credetemi, quando io stavo a Milano e a Torino, non ci soffria. E appena era solo, andava davanti allo specchio e cominciava a parlare a voce alta in siciliano. Pure io, professor, lo sapevo, quando vi accompagnavo le mani di un continente, chissà, ci sentiva parlare tutti i sciani, parevano tutti in crisi. Sì, tanto è vero che molte volte gli facevo la riduzione. La tra. Sì, gli facevo la tra. Oh, la traduzione. Sì, ci facevo la traduzione, come dicevo io. Già, la traduzione ci faceva, pure la traduzione. Perché vedete, Don Pasquale è specializzato in tante cose e le sue attività sono molteplici e filantropiche. Sprudusone, signor tenente, non ci dia conto per due, altrimenti lei ci rimette acqua e sapone. E lo sa perché dice questo Don Pasquale? Perché? Perché non ci ha potuto persuadere a prendere moglie. Chi è un debole per un dell'amico? Ma vedrà, Don Pasquale, e c'è pronta qualche moglie per il signor tenente? Ah, va dentro. Stai attento, questo lo rovina per tutta la vita. Pure quanto vuoi, ma caro aspetto. Ha ragione Don Pasquale, che vede signora... E un uomo arrivato a una certa età diventa imbecille, professore. Professore, con lei sta parlando. No, sì, dicevo che uno arrivato a una certa età diventa imbecille e può pensare anche di malatarsi. Su via, non esageriamo. Il matrimonio, secondo me, ha del buono. Bravo, mi accoppio ancora con lei. Dunque, se io sarebbe capo dello Stato... Forse. Lo dico, se io sarebbe capo dello Stato, sì, fosse perché non è sicuro, se io sarebbe capo dello Stato, metteresti una legge che obbligatoriamente a ruota a 20 anni, uomini e femmine, saprino abbandonare con forza, a così nessuno, dico nessuno, sconciderebbe le mogli degli altri. Mio marito ha sempre ragione. Certo, certo, ma si dovrebbe incontrare una donna come voi. Donna Rosa? Il caffè che buono, sì, beh, io sono di famiglia, dunque mi servo e lo piglio per sì, il primo. Sì, sì. Certo, però se prima mi posso permettere di offrirne una tazza alla gentilissima donna Rosa. No, non ce ne dare. Come no? Sì. No, ti prego, non ce ne dare. Perché poi entra in fibrillazione, in esaltazione e tutta notte da un accencivico. Ma sì, donna Rosa, mi fate mantenere il regime da vostro marito. Tra moglie e marito non mettere il dito. Io? Oh, giovanotti, ma dico, voi due non avevo un appuntamento. No. Sì, e cosa avevate detto? Accompagniamo il professore, il signor tenente, e poi ce ne andiamo. Bravo. Va bene. Tenente, stia attento, questo è un caffè traditore. Vedo nel fondo della vostra tazzina una moglie pronta per voi. Occhi aperti, mi raccomando. Arrivederci, mi stanno dando. Arrivederci. Allerta, signor tenente. Allerta, sto. Gentarella, Dio le aiuta. E che vuole, professore, stanno bene e si vogliono divertire. Loro dicono che non hanno bisogno di donne, e perché gli piacciono le mogli degli altri. Male. Sì, però qualche volta si fidano troppo. 6 mesi fa, Calenna si salvava un miracolo. Qualche avventura? Sì, ma di quella salata. Sentiamo. E allora, 6 mesi fa, il signor Calenna aveva toccato la moglie.